Buongiorno a tutti. Sto girando una serie di video oggi che ho un po' di tempo ed è molto molto presto. Infatti speravo di avere più luce, ma sembra che non si stia malissimo in questa cripta. Ho girato il Get Ready With Me di questo trucco e la luce del bagno era pessima, nonostante io fossi proprio sulla finestra. Quindi ho detto spostiamoci nella cripta, anche se so che a qualcuno di voi non piace, però è molto comoda perché ho le mensole. Vi volevo parlare dei prodotti che sto usando di più e che mi stanno piacendo di più in questo periodo, sia per quanto riguarda il beauty che per quanto riguarda la skincare. Con una parentesi per quanto riguarda le gemelle. Allora, continuo a lamentarmi del fatto del fondotinta, che sto aspettando che finiscano quelli in polvere che ho per comprarne di nuovi. Poi però mi sono resa conto che tra i miei campioncini ho diversi fondotinta e occasionalmente, perché comunque ne ho di campioncini ma non così tanti, sto utilizzando questo. Adesso si è attaccato, è una confezione da due campioncini. Ecco, era messa così, facciamo vedere. È della Bioniche, è sempre la linea Defense Color, che è la linea che uso io, solo che questa è la versione lifting, che è il regalo che ho fatto a Natale a mia sorella. A lei era piaciuto molto e devo dire la verità è un buon fondotinta. Preferisco l'altro, però anche questo non è male per niente. Naturalmente ha tutte le caratteristiche della Bioniche, quindi è senza nickel, è per le pelli sensibili e per le pelli intolleranti. Nella confezione ci sono due colorazioni, il sabbia e il beige. Io ho provato il sabbia, col sabbia mi trovo meglio, il beige è un pochettino più scuro. Cioè, io mi sento molto pallida, io sono pallida dentro, se per cui sono proprio crepuscolare e pallida. Però, insomma, devo dire che questo prodotto credo che costi sui 24-25 euro. A me dura tantissimo, ha l'applicatore a pompetta che è comodo e ha un SPF 15 ed è. Aspettate, no, ho sbagliato a scrivere, ho sbagliato a dire, no, SPF 15, no, ed è un fondotinta anti-age, quindi mi sfrutterò tutti i campioncini che ho per quanto riguarda le bambine. Allora, questo è un regalo che mia sorella ha fatto alle gemelle. Le gemelle non fanno spesso il bagno perché per loro fare il bagno significa la divisione delle acque di Mosè, nel senso che mi sono allontanata 30 secondi e hanno allagato il bagno, divertendosi come delle matte, cosa che io gli faccio fare perché insomma questi bambini non è che possono essere sempre inquadrati. E mia sorella gli aveva regalato tempo fa di Imaginarium, sia la polverina che colora l'acqua che quella che frizza. Stavolta invece mi aveva preso, quando è uscito il film di Dory, Alla ricerca di Dory, queste che sono. La confezione da quant'era? Da 6? Me ne sono rimaste. Sì, era da 6, me ne sono rimaste 2. Sono queste bustine così e dentro c'è questa sabbiolina che sembra sale grosso che frizza. Loro se la fanno mettere in mano e poi la mettono nell'acqua e si divertono e ci divertiamo. Io intanto mi riposo 10 minuti seduta su uno sgabello. Oppure che ne so, vado a mettere a fare. Ormai le gemelle sono grandi, la vasca non è mai riempita tanto. Loro sanno nuotare, sanno stare nell'acqua anche senza. Quindi non vi spaventate. Poi io faccio avanti e indietro, salgo, però che ne so, scendo, accendo la stufa, salgo e le controllo. Scendo, metto l'acqua a bollire. No, perché poi a parlare chiaro è fattoria, amici. Un'altra cosa che io e le gemelle stiamo usando dopo aver finito l'acqua di Borotalco è questo. La Dermomed è il bagnoschiuma che io uso tantissimo, ma anche il sapone per le mani uso molto, e ha delle confezioni giganti. E avevo preso questo talco e iris tantissimo tempo fa. Mi è tornato in me, mi sa che qualcuno me l'aveva consigliato anche come bagnoschiuma in uno dei commenti dove avevo parlato di quella alla mandorla. È buonissimo, cioè non credo che arrivi a 4 euro, ha proprio quel profumo di pulito, di bambino, non di bambino, di quel profumo proprio talcato, cipriato, che è leggero e non dà fastidio. Naturalmente questo
non ha una grandissima resistenza, ecco, per esempio Iris dell'erbolario è un'altra cosa, ma questo costa sotto i 4 euro. Ce l'ho da molto, l'avevo accantonato perché le mie figlie scelgono da sole il loro profumo. È un gesto che mi piace che abbiano, gli metto queste cose da bambini, due spruzzate, sia chiaro, però non le voglio eccessivamente vezzose, però voglio che imparino a prendersi cura di se stesse. Lo uso anch'io per praticità, anche se il mio profumo, allora, se ci vestiamo la mattina tutte quante e tre insieme, ce lo spruzziamo tutte e tre insieme, altrimenti io sto veramente adorando Iris della Iodeima Paris. Allora, fa dei profumi come equivalenza che sono molto simili. Questo richiama tantissimo Alien. E mi è stato regalato da mia sorella questo Natale. So che su internet, l'ho detto anche in altri video, c'è una lista con le equivalenze tra questi profumi. Non hanno un prezzo eccessivo, credo che siano poco sopra i 15 euro, 20 euro comunque, e cioè non è male per niente, sia come fragranza, come essere comparato all'originale, sia come resistenza, è mi piace molto. E poi la boccetta è proprio, cioè sono fatte bene proprio. Devo essere sincera, adesso mi si spatascia per terra. Poi, ho quasi finito dei provenzali bio, l'olio di rosa moscheta. L'olio di rosa moscheta, e pensate che lo sto usando da mesi, io inizialmente lo addizionavo alla crema viso. La mia ginecologa, che è anche specializzata in medicina estetica, me l'ha consigliato però anche per il seno, e quindi io lo uso dopo la doccia, delle gocce da addizionare alla crema, quando cioè metto prima l'olio sul seno e poi dopo metto anche comunque un po' di crema, la metto sempre. È da 30 ml, credo che costi sui 15-16 euro. Non è un olio prettamente economico, ma ha tantissime virtù idratanti, anti-age, elasticizzanti per la pelle, e credo proprio che lo ricomprerò. E anche se mi ha detto che io ho un tono muscolare abbastanza buono, l'ha visto solo lei. Questa crema l'ho tenuta in borsa per tantissimo tempo ed è un regalo della mia estetista, che è il regalo di Natale che l'estetista di solito è la seconda volta che lo fa come regalo. Mi capitano profumazioni diverse per 2 anni consecutive e mi è piaciuta molto. È una crema idratante della Orly. Questa è Spiced Vanilla e Wet Rose. No, Wet Tea, perché Wet Rose? È una crema idratante sia per le mani che per i piedi che per il corpo. Io vi dico una cosa, la tengo nel cassetto della scrivania dove ho il computer. Mi è capitato un paio di volte di usarla anche in viso, perché mi sono struccata al computer mentre vedevo un film con le salviette. Salviette, mi andavo a scioccare la faccia, e l'ho provata anche sul viso. Male non è, ha un profumo che è buonissimo, una profumazione splendida. Che di vaniglia sa poco, però di tè bianco sì, di tè bianco sì, ed è un ottimo idratante, mi piace veramente molto. Crema ricca, crema molto ricca. Tra tutte le cose di Sabon che mi regalò mia sorella l'anno scorso, questa è l'unica che non le ho ridato perché secondo me c'è l'ingrediente magico. Sto usando questo shower oil in questa confezione. Ne basta veramente pochissimo perché lo sto usando da un po'. La confezione a pompetta è l'ideale, fa tantissima schiuma. Io poi uso quelle schiume fuffolose che ne basta veramente una pusciata e emulsionano benissimo il prodotto. Dio, come sono tecnica! Allora, è senza parabeni, senza SLS, e dentro c'è sempre la lavanda, la vaniglia, ma stavolta c'è il patchouli, che di norma non mi dovrebbe piacere, però in questo caso non mi dispiace per niente, come si dice, come
se io fossi una youtuber come si deve mettere gli uccellini quelli che... Ma io non ho gli uccellini nella testa, io ho la scimmia di Homer Simpson, quella che batte i piatti, avete presente? Quando fanno le domande a Homer, ecco, io sono qui. E quindi invece no, ha una profumazione che a me piace molto, non è aggressiva come quella lavanda e vaniglia che per cui mia sorella mi aveva regalato l'igienizzante per le mani e la crema per le mani, non sono riuscita ad usarle. Ed è un peccato, infatti gliele ho ridati proprio perché Sabon non è un marchio economico, quindi di tenerle lì a farle scadere non era proprio il caso. Ultimo prodotto per body care che sto usando, sempre il regalo di mia sorella mi regala di tutto, è alla mandorla la crema corpo e mani arricchita con l'olio di mandorle. Mi sta piacendo tantissimo. Non so se sappia proprio così tanto di mandorla, voglio dire. Più di altre, devo essere sincera, più di altre creme. Ha una profumazione delicatissima. Oggi è la quarta volta che dico questo termine. Ha una profumazione molto delicata e si assorbe velocemente. C'è anche la data di scadenza, maggio 2019, ma credo che se continuo così la finirò veramente in fretta. Tendo a prendere... Mi va la mano verso questa piuttosto che verso quella della Caloderma, proprio perché questa mi piace tanto, l'altra non la sopporto, ma devo finirla. Per quanto riguarda il make-up, anche in questo periodo continuo, io ve ne continuo a parlare perché me lo continuate a chiedere nelle foto, la tinta per le labbra della NYX, che è straordinaria. Questa è il 02, mi sono sporcata tutta con l'olio le mani, è una colorazione splendida. E sto usando tanto, l'avete notato in un video, quando mi voglio fare il trucco dark perché sono troppo dark, o quando vado di fretta come stamattina, lo vedrete nel get ready, io uso i matitoni. Questa è una matita ombretto di Kiko ed è la, non so se sia per la Color Up Low Elastic Shadow numero 29, che è un verdone molto particolare, mi piace molto, e l'altra volta l'avevo nella rima inferiore. Può essere usata sia come base ombretto, quindi voi la mettete come base ombretto e poi sopra ci applicate un ombretto in polvere e diventa cangiante, cambia colore, soprattutto che ne so, se usate un marrone, se usate un ma anche un viola oppure un grigio, oppure messa da sola come intensificatore dello sguardo. L'ho detto proprio alla napoletana, mi è uscito proprio alla napoletana dello sguardo. Per quanto riguarda i blush, sto riscoprendo il blush perché da quando sto sistemando il cassetto non uso sempre i soliti, ma sto prendendo anche gli altri. Allora, è ritornato nella mia vita Dam di MAC, che è matte splendido, bellissimo. Mentre e vira rosa, quando ho invece un altro tipo di trucco, io ho adorato questi, ne ho due, sia il rose che il peach, ma stavolta vi faccio vedere lo 03 che è il peach della Deborah Milano, e sono questi, questo splendido, splendido davvero blush, molto molto bello, mi piace molto. Non fa l'effetto Heidi, non mi sento mi spigghi e mi piace tantissimo. Quindi questi sono i preferiti dell'ultimo periodo. Ultimamente non vorrei dirlo ad alta voce, ma mi sto curando di più perché le gemelle stanno diventando più autonome, quindi io riesco ad avere tempo anche per i disastri, li fanno sempre. Però per esempio l'altra sera per uscire con le amiche io sono salita a truccarmi, loro stavano finendo di cenare, le ho trovate col barattolo di Nutella in mano, però ho avuto, inizio ad avere più tempo per me, ecco, mettiamola così. Quindi questi sono i miei preferiti, spero di avervi tenuto compagnia, se volete scrivermi quali sono i vostri, naturalmente ci scambiamo i soliti consigli e chiacchiere sotto al video, io vi saluto e ci vediamo al prossimo video, ciao!